Allora, combattimento per il titolo europeo Combat League di MMA. Vogliamo anche tutto il team Sude, aspetti sotto gli 84 kg, sempre 3 round da 5 minuti. Vediamo l'arbitro, che Alfred Mecca, che controlla che la giuria sia a posto, e parte l'incontro. Bel calcio di Jurosic, sicuramente sì. Che dimostra grande qualità di striker. E molto aggressivo. Eh sì, match che è partito fortissimo. Ma Giuliano, qui abbiamo bisogno di dettagli tecnici velocissimi. Cosa sta succedendo? Molto forte Jurosic, molto aggressivo nella lotta, ma Georg, critico, gli tiene molto testa. Altro match molto fisico. Sì. E sì. Tutti e due comunque sono già entrati nelle fasi lottatorie. Sì. Dopo i primi scambi, sì. Qui ha portato un colpo Jurosic. Ginocchiata da parte di Gritko. Ginocchiata di Jurosic. E va a terra Gritko, e fase subito pericolosa. Dopo vediamo che questa fase, questa tecnica, Giuliano. È una leva al braccio, che è alla spalla. Beh, questa è una tecnica comunque difficilissima da registrare per Gritko. Sì. Ma incredibile la potenza, Gritko, la potenza di Gritko è allucinante. Spiegaci questo passaggio, Giuliano. È passato dalla leva al triangolo e Georg non ha battuto. Adesso in questa fase c'è Georg in fase di in vantaggio, però molto tecnici tutti e due gli atleti. Sì, molto bravo. Spiegaci in questa fase cosa sta cercando. Sta cercando il triangolo, però Georg sta resistendo. Lavoro maggiormente tecnico di Jurosic, mi sembra più fisico, sì, da parte di Gritko. E di Gritko. Questa posizione che sta... Triangolo da parte di Georg ed è uscito, però ha consumato l'impossibile. È sicuramente un grande dispendio di energie. Adesso questa posizione Gritko che può essere in fase di vantaggio, però lo vedo consumatissimo. Qui ha cercato la gomitata, una gomitata l'ha anche trovata, perché è andata a segno. Ricordiamo bene il regolamento UFC, che poi è il regolamento grande pressione da parte di Georg. Questa è una fase dove oltre ai gomiti potrebbe entrare anche il ground and pound, no? Sì, il ground and pound con i gomiti, però sta cercando il taglio. Sicuramente Gritko comunque sta imponendo la sua forza fisica. Come ho detto prima, del resto è un match veramente tra due atleti che sono veramente interessanti nel panorama europeo della MMA, e credo che questa sera abbiamo proprio modo al Cage Fight 13 di vedere due grandi protagonisti, soprattutto due che saranno grandi protagonisti futuri. Sicuramente, grande. Adesso stava cercando una ghigliottina, ma vediamo un'altra gomitata da parte di Gritko. Un'altra gomitata pericolosissima. Un'altra gomitata. Ancora stiamo vedendo queste fasi. Che tecnica possono portare da una posizione simile? Secondo te la tecnica più vantaggiosa, o che consiglieresti al tuo atleta? Da questo momento stava portando una leva al tallone, però no, non è riuscito.
entrano ed escono dalle tecniche. Sì, adesso sta, esatto, sta cercando la schiena Georg. Ottima leva al tallone da parte di Jurušić dalla schiena, difesa da Georg. Comunque è noto che Jurušić sta continuamente cercando di portare la finalizzazione. Sì, sta cercando la finalizzazione di continuo. Da una posizione del genere come la vedi? Ah, sicuramente se spinge Georg, adesso sì, ci è riuscito. Ed è la fine del primo round. E sicuramente sta dimostrando tutte le sue qualità. Vediamo la gabbia, si combatte ancora per il titolo europeo. Secondo round. Bene, parte la seconda ripresa. Giuliano è qui. Serve il tuo supporto perché gli atleti stanno dimostrando tecnicamente delle qualità incredibili che talvolta fatichiamo a seguirli. Vedo molto Jurušić. Cerca due pugni un po' scomposti. Sì, lo vedo anche un po' aperto di guardia. Sì. Già cerca il calcio. Sì, sì. Si stanno scambiando dei colpi, pericoloso sì. Gancio stretto di Jurušić che avrebbe sì. Potuto creare dei danni se fosse arrivato con maggiore potenza al volto di Gritko, che invece in questo caso Giuliano ha preso le gambe, sta provando ad alzare, portare per terra, ci è riuscito. C'è riuscito. Qui vediamo una smorfia di sofferenza da parte da parte di Jurušić, ma penso che sia più che altro per il discorso fiato. È l'impegno fisico è notevole. È il cardio. Quando consumi tanto la prima ripresa, poi logicamente ne hai altre due da fare da 5 esatto. Minuti. E con uno come Georg ci non deve è sicuramente ripresa facile. Questa fase tecnica, questa posizione di guardia sta cercando Gritko di fare corpo e testa per cercare il ground and pound, naturalmente sempre in spinta. Posizione di vantaggio comunque per sì, 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 per Georg, per Georg. Quindi per quanto riguarda anche i giudici, per quanto riguarda anche i nostri spettatori, da una chi sta sopra di solito ha un vantaggio, fa più danni ed è in posizione di vantaggio. Comunque è una posizione di superiorità, diciamo. Sì, 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 chi sta sopra sì, però... Come lo vedi questo incontro? Nel tuo punteggio fino a questo momento, ma sicuramente Georg. Oh, adesso vediamo Gritko cosa farà da questa posizione. E infatti cerca di spostare la gamba e entrare con il pugno. Tecnica che se fosse arrivata sarebbe stata devastante. Sì. Ritorno nella stessa posizione di prima. Qui vediamo delle gomitate di Jurušić. Però sicuramente i colpi vanno sempre in scendere perché la prima ripresa dai tutto. C'è un dispendio allucinante. Qui ancora questi colpi di... Anche a mano aperta. Controlla sempre la posizione Gritko. Comunque è un vantaggio per quanto riguarda i giudici questo. Sì. Qui dei calci di Jurušić, poi scende con un pugno devastante. Gritko, si rialzano tutti e due gli atleti in clinch. Qui un montante che sembrava una segnala devastante, prende le gambe dell'avversario Gritko, non riesce a portarlo a terra, però sicuramente ci riesce adesso. È riuscito anche a prendergli la laterale. Ritorno in una fase. Questa tecnica per l'appunto mi dicevi si chiama? Il controllo laterale. Qui vediamo che Jurušić sta cercando. Sta aiutando con la gabbia, ma Georg lo tiene molto bene per terra. Come vedi questa. Ma sicuramente parte. In vantaggio Georg da questo punto di vista. Cosa dovrebbe fare Jurušić per uscire da una posizione di questo tipo? Ma sicuramente aiutarsi con la gabbia. Certo con Georg sopra non è... Non è... Ecco, facile. Infatti come sta facendo... Infatti come sta facendo... Si sta spingendo sì. Con le gambe, sta cercando di uscire fuori da quella posizione. Sì.
qui vediamo dei pugni da parte di Georg, di Gritko, mentre Jurovic cercava con i gomiti di contrastarlo. Sì. Molta lotta in questo match, molta lotta in queste posizioni. Però Jurovic sta effettivamente subendo. Sì, 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 sì. E Gritko si conferma un avversario veramente difficile da combattere. Oh, sicuramente, uno dei più forti in Italia. Come è uscito da questa posizione? Oh, qui si stanno scambiando a viso aperto dei pugni a vuoto, un colpo di Jurovic potentissimo e fine del secondo round. Fine del round veramente incredibile. Incredibile, hanno trovato una incredibile forza dopo 5 minuti che viene il dubbio da chiedersi come siano riusciti. Bene, vediamo l'inizio, parte con una ginocchiata Jurovic a dimostrazione. Jurovic cerca di lavorare dalla distanza adesso. Sì. Qui Gritko ricerca di nuovo di portare, oh, un bel high kick dello sloveno, molto pericoloso. Wow. I colpi qui quando arrivano arrivano in modo molto potente, caratteristica un po' la potenza di tutti e due gli atleti. Cerca un montante, una combinazione con le braccia Jurovic, un jab, guardia bassa e adesso proietta a terra, porta a terra Gritko e parte subito con una serie di colpi. Questa fase, Giuliano, spiegaci un attimo cosa sta succedendo. Gli ha preso il collo e sta cercando lo strangolamento. Qui Gritko praticamente sta cercando di bloccare. Ha battuto. È partito un terzo round, Jurovic, sì. Incredibile, una determinazione incredibile. Sì, da gli ha preso sotto la gola, è stato veramente molto bravo. Gritko ha fatto una leggerezza. Sì. Ma secondo me... E qui vediamo esaltazione da parte degli atleti. Il verdetto ufficiale. Vittoria per sottomissione. Uros Jurovic, Slovenia, conquista il titolo europeo. I primi due round li aveva vinti Georg. Comunque tutti e due perché hanno fatto un match fantastico.